Buongiorno. Non so perché mi è uscito questo buongiorno così, ma vabbè. E mi sono fatta un altro pezzettino di dolce venduto super morbido e l'ho fatto ieri. Adesso mi devo muovere perché sono le 7, quindi io finisco di bere il mio latte e caffè, mi finisco di mangiare questo ultimo pezzettino e mi vado a preparare. Devo farmi anche la frittata di albumi per mettere nel panino perché oggi esco alle 3 da scuola e io se non mangio qualcosa di consistente a scuola come un panino io non riesco a stare 7 ore. Quindi dopo finisco di fare colazione, mi faccio un 150 ml di albume con il panino così da togliere anche l'albume da mezzo perché comunque sta aperto da 2 o 3 giorni e quindi niente, io mi muovo e noi ci vediamo dopo. Eccomi qua, io mi devo ancora truccare, sono le 8, cioè per dirvi sono le 7:30. Bene, mi sono messa stamattina, sì, non ho le tasche, la forza dell'abitudine, questo completo che ho creato io con questo pantalone rosso con la felpa e poi sotto scarpette. Ovviamente calze perché altrimenti muoio di freddo. Quindi in raga mi devo muovere che mi devo andare almeno a dare una sistemata, un po' di correttore. Fortunatamente non mi devo passare la piastra perché sono lisci. Infatti vado a truccarmi e poi dopo vi dico una cosa. Volevo dirvi che ho fatto il 5 febbraio l'esame di guizza per quanto riguarda la patente. E se mi vedete con questo sorriso perché questo era il secondo tentativo, quindi era l'ultimo e sono stata promossa su YouTube. Ancora non l'avevo detto perché non avevo fatto video, volevo registrarle quella mattina, ma sinceramente stavo un po' ansiosa e quindi ho detto vabbè, voglio dare un consiglio un po' a tutte le persone che come me stanno affrontando questo periodo. Per me è stato un periodo molto soprattutto se te da ottobre a dicembre è stato un periodo un po' caotico perché di intrecciare tutto non è stato semplice, però il consiglio che posso darti è pure se fate l'esame e ce la faccio io con la terra con voi, non è una ciccia, ma è un consiglio. Io la prima volta sono stata bocciata e la cosa che vi posso dire è quella di non farvi mai 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 abbattere, ma se prima avete dato 70 adesso dovete dare 1000. E dare tanto come ho fatto io non mi sono abbattuta perché era inutile, mi sono detto va bene, mi sta da lezione, mi sta bene e raga, io ho dato il massimo veramente, avevo finito i corsi quindi andavo tutti i giorni anche per un'ora solo a farmi quiz e me ne andavo. Io la sera prima dell'esame non so quante schede mi sono fatte, mi sveglio dalle 4 e mezza, 5 del mattino a farmi solo quiz, quindi per dirvi. E niente, poi sono andata là e sono stata promossa, ho dato nulla là fuori, ho detto non me ne frega con quanti errori, c'era la passata con 4 errori, e ho detto perché io mi sto uccidendo, perché io ho fatto vicino alla mia amica, facevo sempre quiz, nell'ultima 2 giorni facevo sempre 4 errori, ho fatto no vabbè io qua passo, ma se passo voglio passare con 4 errori, perché mi facevo solo schede, mi uscivano tutti 4, 4, 4, 4, 4 e poi sbagliavo per stupidità. Mi è uscita, scusatemi, mi è uscita una scheda stupida, cioè la cosa più stupida andava a me e ho sbagliato due cose perché proprio 2 errori erano stati proprio di distrazione, tipo il pannello dei segnali, dove avevo sbagliato a vedere l'orario del parcheggio, avevo visto quello del divieto di sosta invece vedere tutto il parcheggio e poi l'incrocio, ma vabbè raga, chi se ne frega. Infatti ho detto c'è una mia amica, se passo con 4 errori me lo vado a tatuare piccolino sul polso col quadrifoglio. Infatti ci sarà, non me ne frega mamma se stai guardando questo video, un bacio. E ragazzi, vedete tutti i giorni nei commenti, si fate il tatuaggio così mamma non mi dice niente. Scherzo. Ma è una cosa che devo fare mia per ricordarmi di questo periodo. E quindi niente ragazzi, io mi sto uccidendo le gambe, io adesso stacco che sono le 7:40. E io mi devo finire di preparare, devo andare a prendere anche l'acqua giù, devo prendere la creatina, devo riempire l'acqua per la scuola, un macello. Io sto andando a scuola e noi ci vediamo dopo con la merenda. Sono
appena rientrata a casa e sono andata a fare la spesa, ragazzi, spero che non sto proprio smozzata. Comunque, sono Leo. Sono le 3:30, io sono da poco rientrata a scuola, sono uscita alle 3, il tempo di andare all'Eurospin e fare la spesa e vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, insalata mista, due confezioni se non sbaglio, sì, eccola qui, della Bonduel, no, uno, Songino, e un'altra è mista. Poi, ovviamente pure mia mamma ha preso le cose, infatti scamorza affumicata. Poi abbiamo preso carote, carotine, poi pomodori, secondo me pochi, poi di solito, cioè di solito la frutta la prendiamo sempre dal fruttivendolo oppure dalla nonna, queste cose qua, solo che ci siamo trovati e le abbiamo prese. Poi abbiamo preso queste qui che sono tipo dei panini all'olio. Mi andavano troppo, ho detto no mamma, prendi questi qua, li vedevo troppo morbidi. Poi ho preso due confezioni di albume. Non mi trovo a fare gli svuota la spesa così, però vabbè, ci sta. Scusate l'illuminazione, che fuori c'è un tempo pessimo, però non mi andava di mettermi con la luce e tutto. Poi mamma ha preso una ricotta fresca e lo yogurt bianco, sempre lei, della Pathos Land. Poi abbiamo preso, cioè no, ha preso questi crackers con riso soffiato della Cremolini, che è mia sorella di solito quando va all'università, queste cose qua. Poi bicarbonato di sodio, polvere di lievitante, vabbè, lievito alla vaniglia della Dolciando. Abbiamo fatto un po' di spesa, abbiamo speso sui 30 euro. Poi questi che sono buonissimi, della Cremolini, sfoglie croccanti, eccoli qui. Poi ho preso questi che li facciamo oggi, perché oggi sinceramente a me non va di cucinare, cioè mi rompo proprio le scatole, sincera. E quindi vado a mangiare il tonno, che raga, io il tonno l'ho stufato, non lo mangio spesso ma mi rompo. Ma vedete, c'è una cosa che dico, oh mio Dio, non mi devo andare a mangiare il tonno, non lo so. Comunque, vabbè, dove facciamo? Faccio pasto, tonno e mais e poi verso le 5 vado ad allenarmi. E quindi ho voluto prendere queste trofie perché volevo fare il couscous. Poi ho pensato, fai una cosa, visto che là dietro non so se si vede il salpetto, tipo la scongelare, stasera facciamo una ricettina sfiziosa e vicino ci mettiamo il couscous. E quindi ho preso queste trofie, pasta free fresca integrale, mi andava e l'ho presa. Poi due confezioni di affettato di petto di tacchino, eccolo qui. Poi infatti mais, abbiamo preso due confezioni, questo qui delizia del sole, mais dolce, eccolo qua. E infine, vabbè, carta alluminio, e ho preso una pasta brisè. Quindi adesso io riordino tutta la spesa e poi ci mettiamo insieme dall'altra parte a cucinare. Sì, oggi sto un po' euforica. Ah, raga, vi devo dire una cosa. Andate sul mio Instagram, mi trovate come GiulianiFit, perché c'è un nuovo giveaway che è iniziato oggi, che è 14. Voi lo vedrete mercoledì. No, aspetta, che sto dicendo? Oggi è 10. Comunque per voi, per quando lo vedete, il giveaway sul mio Instagram è ancora attivo. È stato fatto con All Supplement. Comunque oggi non è 14, ma è 10. Il giveaway finisce il 14. Quanto sono intelligente. Quindi raga, mi raccomando, andate a guardare il post. È il primo post che trovate sulla home mia di GiulianiFit e lì trovate tutte le regole per partecipare. Mi raccomando, non perdetevelo. Quindi adesso io vado a mettere a posto tutta la spesa, finisco di parlare e andiamo a cucinare, che sto morendo di fame. Comunque raga, questa è la foto del giveaway, eccola qua. Mi trovate come GiulianiFit. Mentre l'acqua bolle, io nel frattempo mi prendo l'omega 3 e io devo far sgocciolare il tonno. Uso questo qui, oggi non mi vengono le parole, tonno al naturale, questo qui lo trovate, è il mio classico tonno, questo qui di Atene, che lo trovate all'Eurospin,
io che faccio? Vado a sgocciolare per bene il tonno e poi vado ad aggiungerci l'olio extravergine d'oliva. Sono 110 grammi di tonno naturale che io ho fatto sgocciolare comunque tutto, e quindi adesso ci vado ad aggiungere l'olio. Aggiungo all'incirca sugli 8-9 grammi di 9 ml, scusatemi, di olio. Poi vado a pesare 100 g di pasta fresca. Ok, perfetto. E nel frattempo che aspetto che comunque la pasta, l'acqua bolle per calare la pasta, comunque il tonno è pronto, devo aprire solo la scatoletta di mais, mettere una tovaglietta, assemblare il tutto e poi finalmente si mangia. E ora nel frattempo devo mettere a caricare il telefono perché è scarico, 60%, cioè è carico anche però mi devo andare ad allenare e ho bisogno della musica. E poi devo caricare anche, ecco cosa mi dimenticavo, devo caricare anche le cuffiette da portare in palestra. E poi mangiamo e poi ci andiamo a preparare, a cambiare, andare anche in cantina a prendere l'acqua. Quindi nel frattempo faccio tutte queste cose, sistemo un attimo perché sono arrivata, ho buttato tutto lì tra giubbino, borsa della scuola, quindi riordino un attimo e poi mi siedo e finalmente mangio e devo prendere ancora l'omega 3. Mangiare, da notare i miei abbigliamenti sobri, fortunatamente avevo la felpa sopra uguale, cioè, raga, non mi si può vedere questo abbinamento, ma vabbè. Vado a mettere questo pantalone, io vabbè, piegato anche al rovescio, bene, di Prodis rosso con la felpa, e poi vabbè avrò la canotta nera e vado stesso con questa maglia con la felpa sopra, poi dopo in palestra mi spoglio, mi levo tutto. E niente, quindi ho finito anche di mangiare, non vi ho fatto vedere proprio anche mentre io mettevo nel piatto, scolavo la pasta, perché raga è una ricetta semplice. Devo dire la verità che semplice ma molto gustosa, sto rivalutando di nuovo il tonno, invece prima che ho fatto no, madò, che palle, no, no, mi scoccio, no, non mi piace, mi sono lamentata un po' sul tonno. E niente, devo dire la verità che è molto molto buono, rivalutato, no vabbè ci sta. Quindi adesso io mi cambio, dimenticata, ma ve lo accenno anche qui, ma ve l'ho accennato già in tanti video, vi devo fare il video dei prodotti smaltimento, cioè dei prodotti che voglio smaltire, però penso di fare proprio un video a parte perché ve ne voglio parlare di dettaglio, ok che non ne sono molti, però li voglio anche pesare, annotare insieme a voi, così andiamo a vedere proprio l'evoluzione. Per questo pure stamattina ho mangiato quel dolce, perché sto smaltendo un po' di cose, perché è vero raga che io provo tante cose, però comunque le faccio, farine che non mi piacciono non è che le butto, cioè si consumano, e quindi io non butto mai niente e voglio fare proprio questo progetto smaltimento, così da aiutarvi anche a voi a darvi comunque dei consigli in vari video. Comunque io ho comprato il treppiedi, ma quello piccolino per i vlog, ma niente, va bene, struppiamoci che è meglio. E niente, quindi ci tenevo anche a dirvi che se comunque non, i miei vlog non sono tanto pieni di contenuti, mi dispiace, ma è un po' questa. A volte pure dico vabbè che gli faccio a fare un vlog o un what it in a day o tipo quando è sempre tra virgolette le solite cose, però voi mi richiedete proprio no, anche un vlog, anche se fai vedere tipo una stessa ricetta, non fa niente, la semplicità, vogliamo vederlo, e io per questo lo faccio. Ma a volte ho anche paura tipo di scocciarvi, di annoiarvi, vi porto anche altri contenuti, però io non voglio abbandonare questo quest'altro tipo di contenuti. Mo che, perché comunque io ho una vita che mi sveglio, faccio colazione, mi preparo, vado a scuola, ritorno a casa, mangio, vado in palestra, quando devo studiare studio, quindi è un po' così, è sempre frenetica, però è semplice come vita per il momento. Poi raga, quando prenderò la patente
ci andiamo a fare tutti quanti un giretto insieme, vedrete altri tipi di video, tantissimi video che voglio fare, ma purtroppo non ho lo chef Fer che comunque mi accompagna avanti e indietro per qualsiasi mia esigenza, quindi devo fare anche riferimento alla persona che mi accompagna e a volte dico vabbè, evito, anche tipo che ne so, di andare al Lidl, che è un supermercato che mi piace e dista un po' da casa mia, e quindi in base anche alle esigenze di mia mamma dico vabbè, non fa niente, andiamo al supermercato vicino, ma vabbè, ci sta. E quindi niente, io raga adesso mi vado a preparare e dopo ci beviamo un bel caffèuccio con un bel biscottuccio e mi vado ad allenare. Ma da raga, io vi giuro, io non vedo l'ora di andare in palestra, voglio andarmi proprio ad allenare. So che ritornerò tipo, ciao ragazzi, allora io sono appena ritornata da palestra, sarò tipo stanca morta perché durerà sicuramente tanto, perché sabato non sono andata, poi domenica sta chiusa e oggi devo allenare deltoidi, bicipiti, quadricipiti e pure polpacci. Raga, io mi scordo proprio, mi alleno i polpacci, che poi i polpacci faccio due esercizi e basta, proprio l'ultimo. Niente raga, quindi adesso mi cambio e devo andare a prendere l'acqua. Pronta, mi sono legata un attimo i capelli perché a parte che stasera secondo me devo farmi anche uno shampoo, però vediamo un po' perché stasera fa l'amica geniale, io già l'ho visto al cinema, però no raga, ma lo devo tornare a vedere. E niente, quindi io mi ha portato le scarpe, mi sono cambiata questa magliettina bianca che esce fuori. Queste felpe sono troppo belle, sono le felpe di H&M, è bellissima questa felpa. Vabbè, il classico leggings di Prozis, sapete che io dei leggings di Prozis adoro la linea X-Skin. Solo che vi volevo dire una cosa, mo vi poggio qui, che mi vedete. Vi volevo parlare per quanto riguarda un po' Prozis in generale. Sapete che io da una vita, io spero che sono nell'inquadratura, sì, sapete che ormai è da una vita che io, comunque anche prima di iniziare la collaborazione con il supplement, ho sempre acquistato da Prozis, perché per me era un sito che comunque era ragionevole con i prezzi, ok anche oggi, però raga, da un mesetto all'incirca in questa, da un mese a questa parte, ho notato che ha alzato i prezzi. Io l'ho notato non con gli altri prodotti, ma l'ho notato proprio specialmente con i leggings. Cioè, un leggings che prima costava sui 30 euro, che non è mai stato proprio che costavano 10-15 euro i leggings, ma ci sta pure che un leggings mi sta 20-25-30 euro, perché comunque, raga, la qualità è buona. Io ho acquistato il mio primo leggings Prozis taglia M, linea X skin nero, quasi un annetto fa, e raga, io mi ci trovo da Dio, non si è fatto niente, l'ho stralavato, rilavato, bellissimo, cioè la qualità è veramente alta, però raga, ho visto che alcuni leggings, no alcuni, cioè appena escono stanno sui 40, 41,99, 45 euro, cioè raga, io sono rimasta scioccata, perché io ho visto sta cosa perché volevo fare un ordine di leggings e ho detto, oh cavolo, cioè hanno alzato i prezzi. Infatti una ragazza mi ha detto, sì, non sei l'unica, anche io non ho dato questa cosa, a parte che ok, li prenderò comunque perché io mi ci trovo bene, però sto aspettando una bella offerta, perché raga, pagare un leggings 40 euro, sinceramente, ok, risparmio con il codice, posso pagare 35-36, ma sono comunque soldi in più che mi rode un po' le scatole spendere, quindi, no, se metto così mi vede lo stesso. Quindi, raga, mi stavo uccidendo, io mi vedo lì, mi stavo uccidendo a stare a terra. Comunque, raga, io sono rimasta scioccata, infatti una ragazza ha detto, non sei l'unica, anche io me ne sono resa conto e fatemi sapere se anche voi, sono rimasta un po' scioccata, però comunque sono usciti dei leggings fenomenali che mi piacciono, però sto aspettando un po' perché ho preso dei leggings taglia M, perché ho detto vabbè, in definizione in fase di massa ci sta qualche chiletto in più, il leggings mi va un po' stretto, mi dà fastidio che segna, cioè raga, io in fase di massa ho fatto
ho fatto la cosa inversa, cioè che io dopo un po' mi fanno larghi e tra virgolette, cioè in vita si allargano proprio, cioè si come se si napoletano si dice in un modo, è come se si allargano e quindi io nei prossimi ordini prenderò. Perché io ho questo problema, se prendo la S mi va troppo stretto, però dopo un po' cedono, quindi prenderò un paio di leggings S, però solo linea X skin, quelli là vita alta che potete rigirare, perché tipo quelli là power, una cosa del genere, la S non posso prenderla perché non mi entrano proprio, ma almeno una M. Ma vabbè. Quindi ragazzi, adesso mi do un attimo una sistematina, poi metterò un po' di cipria, un po' di terra, un po' di blush. Perché io non indosso il fondotinta tipo nella settimana prima di andare a scuola, perché non ho, perché comunque so che mi devo andare in aula, mi dà fastidio, voglio andare proprio naturale quando mi alleno pure a scuola. Se ne parla il venerdì, sabato e la domenica, quando devo uscire per truccarmi, per farmi più bellina, più preparata, eccetera. Quindi adesso vado a mettere giusto un po' di cipria qui, perché ho lucido e mi dà fastidio. E niente, quindi ci tenevo ad aprire questa parentesi, però raga, cioè i leggings Prozis sono i leggings Prozis, cioè vestono bene, però a volte fanno questo scherzo in vita. Sì, raga, non ci fate caso, anche io, cioè i miei fianchetti, è normalissimo. Però raga sono belli, questo qua anche questo tipo questa trama bella bella bella. E quindi raga io per stare seduta lì sono una vecchia, mi sta venendo un crampo nel piede assurdo. E quindi adesso, quindi, hashtag quindi, se siete arrivate fino a questo minuto del video, hashtag quindi. Lo stavo ridicendo, mi vado a sistemare un po' e mi devo muovere che sono quasi le 5. Cioè, guardate la crema, ma a parte sono bellissimi. Lo metti a fuoco. Sono bellissimi, cioè, guardate la crema poi. Di questi ce ne mangiamo tre. Cioè, sono troppo troppo belli, belli riempiti. Poi la crema dentro è morbida, ok? Che fuori è un pochino più croccante il biscotto, ma troppo troppo buono, mi piace tanto. Allora, assaggiamo insieme. No, sono troppo buono. Ne vale la pena. Qua io sto andando in palestra, però prima devo andare in posta a pagare una bolletta e poi si va in palestra, ovviamente il terreno pronto, questo di All Supplement è troppo comodo, quindi adesso vado e ci vediamo con la clip in palestra. Dopo! Questi capelli a pazzo, ma sono tardi, sono le 8 e un quarto, ho perso il conto da quanto tempo sto qua dentro, ma mi sto morendo.
l'ho messo 30 minuti a 180 gradi sopra e sotto. Vediamo un po', poi mi regolo un po' ad occhio, voi regolatevi ad occhio. Ragazzi, sono quasi le 9, comunque avete visto, non ho fatto niente di particolare, volevo farvelo con la voce, però avete visto che non ero sola, si vedeva, si intravedeva un po' di prosciutto, un po' di cose, ma vabbè, si sa. Quando non si vede da sola così è. E praticamente ho fatto ad occhio giusti 50, sì, 50 grammi di fiocchi, 80 ml di albume, ma è avanzato tantissimo albume, cioè non tanto, però 40 ml di albume è avanzato, quindi vi dico, andate pure ad occhio, tipo iniziate tipo, sì, tipo quando, tipo questo vlog è tipo quando tipo. Pensate che 210 grammi di petto di pollo tagliato a straccetti. Quindi potete anche fare 50 di fiocchi, giusto se non volete che vi avanza l'albume, e un 40 ml di albume. I fiocchi 50, 40 ml di albume, un po' di pavo, un po' di, scusatemi, di curcuma, sì, io a quest'ora non connetto più. E adesso mi vado a fare 60 grammi di couscous, se riesco vi faccio vedere, perché mamma sta facendo il petto di pollo anche per la mia famiglia, quindi se c'è un po' di spazio ve lo faccio vedere. E in più devo vedere se ho il minestrone, perché non ci vuole niente, lo scongelo un attimo e lo cuocio, una cosa veloce, però volevo proprio mangiarmi anche qualcosa di verdure. È la prima volta che faccio il petto di pollo così, quindi vediamo un po' come viene. E com'è, quindi lo lascio qui. Nel frattempo io vado a cuocere il couscous e scongelo il minestrone. Devo vedere se sta nel congelatore di qua. E trovo che inizia anche l'amica geniale. Io già l'ho visto al film, però è sempre bello e me lo devo rivedere. Volevo farmi anche lo shampoo, ma non ho voglia. Però sono troppo contenta dell'allenamento. Infatti i miei papi mi hanno dato per dispersa. Hanno fatto, ma sei viva? Sì, sono viva, cioè raga, dalle 5 e mezza. Infatti mamma ha detto, ma sicura che sei andata in palestra? Ovvio, il mio fidanzato è la mia, è la palestra. Quindi raga, adesso prendo le cose, vedo se il minestrone ce l'ho di qui o di là e speriamo che vi riesco a far vedere tutto. Comunque, secondo me sta ricettina è una chicca, spero che viene bene, che sia buona, ma sicuramente con questa fame tutto è buono, così subito si fa una cosa super veloce. Facendo questo po' di albume avanzato con un po' di avena, ho mischiato tutto e lo sto facendo cuocere, e nel frattempo sto aspettando che rinizia l'amica geniale, perché sta facendo la famosa. Sono quasi mezzanotte, ma cioè, ragazzi, sono stanca morta, sto sveglia dalle 6:30, da come avete visto stamattina la sveglia, quindi io vi do una buonanotte, spero che questo video, anche se un po' confusionario, vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!